Cari fratelli e sorelle, pace e bene ed eccoci ritrovati con il nostro consueto appuntamento sulla tua parola. Vogliamo in questa quarta domenica del tempo ordinario ancora una volta entrare in questo mistero grande che il Signore ci rivolge attraverso la sua parola e lo vogliamo fare nell'ascolto del testo lucano. Siamo al capitolo, al capitolo quarto del Vangelo di Luca, i versetti 14-24. Dal Vangelo secondo Luca: Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro, «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano. Non è costui il figlio di Giuseppe, ma egli rispose loro. Certamente voi mi citerete questo proverbio, Medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarno, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse, in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Gesù lo troviamo ancora una volta a Nazareth, dove inaugura la sua predicazione e lo fa proprio in un luogo dove si, si studia la legge, si studia la Torah, si studia la parola di Dio, nella sinagoga. Gesù ritorna in Galilea come? Con la potenza dello Spirito Santo, ci dice il testo. E la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava loro e nelle sinagoghe e gli rendevano lode. Ma qui ci troviamo in un contesto un po' diverso. Entra nella sinagoga, gli fu dato il rotolo del libro, siede, Gesù che siede, è il maestro che insegna. E tutti i suoi interlocutori stanno lì che lo ascoltano. Gli viene dato il rotolo del libro dove trova il passo che era scritto così. Lo spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista a proclamare l'anno di grazia del Signore. Ecco, sembra che questo brano in questa quarta domenica del tempo ordinario cada a pennello in questo anno della misericordia, l'anno della grazia, l'anno che il Signore ci dona per viverlo in un modo intenso, in un modo bello. Ecco, visitare i carcerati, portare l'annuncio ai, ai poveri, l'annuncio della salvezza, della buona novella. Ma... Qui, una volta che Gesù ascolta quello che il rotolo del profeta Isaia dice, cerca di commentarlo, cerca di dare una spiegazione, ma i suoi interlocutori possiamo dire che sono di dura cervice, non comprendono. E si domandano l'un l'altro. Ma Gesù non è il figlio del falegname? Come, come avviene? Come, uh, come mai parla in questo, in questo modo? Allora, che cosa scaturisce da questa predicazione di Gesù all'interno della sinagoga? Scaturisce una reazione forte. Gesù dice: In verità vi dico nessun profeta è ben accetto nella sua patria ecco Gesù che viene rifiutato dai suoi e viene rifiutato proprio a Nazareth dove è stato allevato dove è cresciuto ancora il popolo non comprende che la sua parola è parola di salvezza ancora il popolo non comprende che chi sta Dinanzi al, a loro è il Figlio di Dio. Gesù è incompreso nella sua patria. Cari cristiani, quante volte anche nelle nostre comunità parrocchiale siamo incompresi, siamo incompresi per il nostro agire. Seppur tante volte commettiamo delle opere belle, siamo incompresi, non veniamo capiti. Eppure Gesù oggi chiede a te che ascolti, chiede di dare forza e vigore a, a Gesù, dare forza alla sua parola che già in sé è potente. Allora in questa quarta domenica vogliamo anche noi entrare nella sinagoga e la sinagoga per noi è, è la casa di Dio. È il tempio dove ognuno di noi è chiamato a essere ascoltatore di questa, di questa parola. Lo spirito del Signore è sopra di me. Lo spirito del Signore possa scendere su ciascuno di noi, possa inebriarci, possa fortificarci perché anche noi possiamo essere portatori e annunciatori. In questo anno di grazia, della sua misericordia, del suo perdono. Fate sì che nelle vostre comunità cristiane, nelle vostre comunità parrocchiali, possa prevalere sempre il bene, mai la rivalità, mai lo sdegno, ma che possiate essere luce forte e portatori di quella luce vera che è Cristo Signore. Sia lodato Gesù Cristo.